Sono alla ricerca di una linea sinuosa, ma molto power e che sia degli anni 80. La Sinuos P 80. Wow! Ma che cazzo di problemi c'ho? Ma perché? Ciao a tutti ragazzi, bentornati e bentrovati in una video recensione precensione sul canale di Matti Vape. E io sono Matti Vape per l'appunto. Di cosa andiamo a parlare oggi? Andiamo a parlare di lei, Sinuos P80, una piccola box di Bismec, la figlia della P228. Non vi dico molto di più perché l'andiamo a vedere da vicino, poi forse vi dico cosa ne penso e poi forse ancora qualcosa. Ok, Sinuos P80, troviamo la scritta Sinuos, una foto della batteria, designed by Sinuos Design e manufactured by Bismec. Andando ad aprire la scatola troviamo subito la box, che lasciamo da parte per un secondo, e andando avanti troviamo un cavo per la ricarica oltre alle istruzioni di puff in italiano e in inglese. Andiamo a mettere via la scatola e prendiamo la box. Toccandola con le mani sicuramente io la sporcherò, e questa però è la box, è stupenda, ha delle finiture veramente esagerate. Fatemi anche sapere se questa inquadratura che sto provando a fare vi piace o non vi piace, perché io sono tutto al contrario, cioè ho la camera di fronte, se vi fa schifo ritornerò a farle con la camera dietro, in pratica non di là ma di qua, e io sono di qua. Ok, prima che non si capisca. Vabbè, excursus a parte, questa qua è molto molto bella con il controluce. Adesso cerco di farvi vedere i disegni. C'è il marchio di Puff con la scritta Sinuos, la scritta Puff nel centro e P80 che sta per Power 80 in fondo. Dall'altra parte troviamo il logo di Sinuos, sotto troviamo il CE e lo smaltimento per il prodotto. Andiamo a recuperare una batteria da metterci all'interno. Ovviamente funziona con le 18650, noi consigliamo di utilizzare le Nightcore per essere sempre sicuri della batteria che andiamo ad avere. 1, 2, 3, 4, 5 si spegne perché era accesa, e la troviamo subito in TC, che a noi poco ci interessa, però insomma c'è la funzionalità del TC. Con 1, 2, 3 entriamo nel menu, con il tasto sinistro navighiamo nel menu selezionato in quel momento e andiamo a controllare il power, a bloccare gli ohm, a cambiare la scritta se con ampere, puff o time, o ritornare ad ampere, per ritornare alla batteria che ci dà la possibilità di vedere la percentuale della carica residua o l'indicatore della batteria normale. Poi troviamo il TC nickel, TC titanio, TC acciaio, TCRM1, vari watt, bypass, e ritorniamo in TC. Noi lo andremo ad utilizzare nella versione a watt, insomma. Si può abbassare e va da un minimo di 1 watt ad un massimo di 80 watt. Per andare a cambiare la luce che troviamo nell'esterno, che in questo momento è spenta, si tiene premuto il tasto sinistro, si tiene premuto il tasto destro e il tasto di fire fino ad arrivare qua. Abbiamo le luci che si attivano e possiamo scegliere se verde, gialla, rossa o spenta. Noi la mettiamo verde in questo momento. Possiamo scegliere se attivare o disattivare il logo e il preheat che viene dato alla box. Io consiglio di non lasciarlo troppo alto, soprattutto in base al tank o all'atom che andate a metterci sopra. Il minimo di preheat che vi dà è di 52 watt, che è andato a selezionarsi da solo. Niente ragazzi, attacco 510 fluttuante, cerco di farlo vedere. Okay. È disponibile in 4 colorazioni differenti, rame o bronzo come la volete chiamare, nera, rossa ed acciaio. Sono una più bella dell'altra, io la mia preferenza quando l'ho scelta l'ho data alla bronzo. Attualmente sarei molto indeciso tra la nera e l'acciaio, che sono molto belle tutte e due. Quando erano arrivate l'acciaio, dov'è?
l'acciaio e la nera non c'erano e quindi mi sono preso la bronzo. Detto ciò ragazzi, andiamo a provarla e quindi a tirare le conclusioni. Ok ragazzi, l'abbiamo vista da vicino, l'abbiamo guardata, abbiamo scoperto le sue luci. Andiamo a controllare come spinge. Siamo a 60 watt sul Wasp Nano con una coil da 0,6 circa e andiamo. E ancora beh. Allora ragazzi, è piccolina, è straordinaria, ci va una sola batteria all'interno, non costa uno sproposito. Io addirittura la preferisco alla presa. Chi si ricorda della presa? Questa qua secondo me va ancora meglio, sta ancora meglio tra le mani. È comoda, la premi di qua, premi dall'altra, la tieni in mano tranquillamente, ti sta in tasca, sta dappertutto. A me piace veramente, tipo Dio! Alleluia, 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 alleluia. Il circuito è quello che ci ha abituato ad avere Wismec, che è il circuito della due terzi, è il circuito di tutte le box di Wismec, che quindi è affidabilissimo. A me piace. Questi due leddini esterni sanno tanto da, ho visto l'RS75, ci metto anch'io qualcosa che faccia del rumore luce e quindi mi sa un po' uno spunto preso da Puff e mi piace un sacco. Le rifiniture sono straordinarie, disponibile in 4 colorazioni differenti. Che cosa vogliamo di più ragazzi? Cosa vogliamo di più? Cioè, a me piace, arriva a 80 watt, ha 3 tasti, non deve impazzire, la batteria si toglie e si mette velocemente, attacco 510 fluttuante. Cioè, cosa vogliamo di più? Display enorme, è power dynamo, è anche un po' scherzo, è anche un po' tipo di... Capito? Ragazzi, che dire, io lo approvo di brutto questo prodotto, mi piace, l'ho sempre usata, la trovo straordinaria, vada Dio, sia con i tank che con i waspini o con le cose piccoline che secondo me ci stanno sopra benissimo. È una box un po' zitta, mettiamola sotto questo aspetto, la possiamo classificare tra le box zitte. Comunque Mr. Panza insieme ai Mr. Secchi, ho zitto con il ma stai zitto. Quindi sarà sicuramente con me a Bassano questa box. Vi invito anche a venire a trovarci a Bassano il 28 e il 29 ottobre, sempre se questo video non uscirà dopo la fiera, che sarebbe straordinaria questa cosa. Niente ragazzi, con l'ultima svapata con la P80 della Puff e della Wismec di Simus, vi ringrazio, vi saluto, vi stimo, vi incoraggio, ma ricordo di mettere mi piace, condividere il video, iscrivervi al canale e se siete nuovi del canale vi ricordo di attivare la campanella per ricevere le notifiche del mio canale, quindi mie. Vi invito anche a seguirmi su Instagram e Facebook, dove sono sempre con il nome di Matti Vape. E infine vi invito anche a mettere mi piace alla pagina del Puff Store Pergine, dove oggi mi ha prestato lo sfondo per non essere sfocato, ma bensì messo a fuoco, quindi sto bruciando piano piano. Con l'ultima svapata adesso vi saluto veramente e grazie. Ciao!